un'altra mezz'oretta di esercizi e poi ce ne andiamo. Allora, andiamo a fare questo esercizio qua. Integrale su t del logaritmo naturale di x su y quadro in dx dy, dove t è l'insieme degli xy appartenenti a R2, tali che y quadro è compreso tra un quarto x e x, e xy è compreso tra 1 e 2. Ok, allora tutto sta a descrivere l'insieme. Allora, questo insieme qua come fa? Allora, qua sicuramente allora, xy compreso tra 1 e 2, stiamo tra due iperboli. Attenzione però che le due iperboli ci stanno pure di qua. Ok? Poi però io voglio che la x sia maggiore o uguale di y quadro, quindi la x è maggiore o uguale di y quadro è positiva, quindi questa zona qua non mi interessa. Quindi la x deve essere compresa tra y quadro e 4y quadro. Vabbè, questa dovrei fare questa funzione per 4. O se preferite la y, diciamo questa è y uguale radice di x e questa è radice di x mezzo, a metà. Quindi abbiamo questo insieme storto. Ok? Allora, qual è il modo di raddrizzarlo? Ecco, qua non ci conviene fare l'integrale come diciamo, perché questo qua, se lo vogliamo descrivere come insieme normale o con, innanzitutto calcoliamoci questi quattro punti. I punti sono A, B, C e D. È meglio sempre calcolarli. Allora, io devo mettere a sistema, per esempio, xy uguale a 1, che è questa di sotto, con x uguale a y quadro. E allora che cosa trovo? Sì, ma trovo che y cubo fa 1 e quindi y fa 1 e quindi x fa 1, quindi questo qua è il punto 1, 1, quindi B a coordinate è uguale a 1, 1. Poi mettiamo xy uguale 2 con x uguale 4y quadro, e stavolta mi viene y cubo, vediamo un po', sì, mi viene y cubo uguale 1/2 e x uguale 4.
uguale 1 su radice cubica di 2 e x uguale 4 su radice cubica di 4. Quindi non è propriamente bellissimo. Poi andiamo a mettere xy uguale a 1 con x uguale 4y quadro. In questo caso viene y cubo uguale 1 quarto e vabbè similmente e vabbè non lo ricavo neanche perché sta strada non porta a nessuna parte, cioè ci vuole troppo tempo. Perché? Perché ci vuole troppo tempo? Perché questi qua non sono, quando ho calcolato i punti, questi non sono allineati, quindi non posso neanche spaccarlo in due, lo devo spaccare in tre per farlo diventare normale. No? Se lo voglio far diventare normale rispetto all'asse X devo farne tre pezzi, se lo voglio far diventare normale rispetto all'asse X devo fare pure tre pezzi. C'è poco da fare. Quindi ci conviene cercare un cambiamento, quello che si chiamerà un cambiamento di variabile. Ok? Allora, qual è il cambiamento di variabile che noi vogliamo? Noi vogliamo, vediamo un po', noi vogliamo x su y, la chiamiamo u, e y su x la chiamiamo v. Vediamo un po' se va bene. Vediamo un po'. Allora, forse ci conviene addirittura chiamare y cubo. Allora, non è importante, quando dovete cambiare variabile, nello scegliere nuove variabili, non dovete guardare né alla funzione né preoccuparvi se le variabili sono complicate. Dovete preoccuparvi soltanto di aggiustare l'insieme, perché se aggiustate l'insieme, questo è il 90% della difficoltà di variabile. Allora, per quale motivo io dico che una variabile, questa sarà u compresa tra 1 e 2, perché questa qua l'ho chiamata u, ok? E u sarà compreso tra 1 e 2. Ecco qua, y quadro è compreso tra 4x, tra x e 1 su 4x, cioè y cubo è compreso tra 1, tra y, xy quarti e xy. Ricordiamoci che abbiamo già determinato che x e y sono positive, quindi u e v le vado trovando positive. Quindi posso moltiplicare per numeri positivi senza cambiare di situazione. Ecco, ma questo chi è? Questo è v. Questa l'ho chiamata v. Allora, v è compresa tra u quarti ed u. Quindi se io faccio questo cambiamento di variabile, il mio insieme diventa r uguale all'insieme delle u v, tali che di R2, tali che valgono queste disuguaglianze. Quindi nel piano UV il mio insieme come è diventato? Nel mio piano UV il mio
mio insieme U, V è diventato normale ed è la U è compresa tra 1 e 2 e la V è compresa tra un quarti e 2, quindi è un bel trapezio, sarebbe questo trapezio qua, questo è R. Ok? Il problema adesso è l'integrale come si trasforma. Questa integrale si trasforma come integrale su R, perché nel piano V in du de V. Poi adesso andiamo a vedere cosa ci dobbiamo aggiungere. Du de V. Qua ci metto un simbolo per dire che ci manca qualcosa. E qua vado a fare il logaritmo di che cosa? Adesso guardo semplicemente per fare x su y quadro, che devo fare? Devo fare u diviso v. Quindi quello non è altro che il logaritmo di u diviso v. Cosa ci manca? Ci manca quello che... Allora, guardate, qua c'avevo dx, dy. E questo qua deve diventare du dv. Adesso io non ho dimostrato ancora il teorema di cambiamento delle coordinate per diffeomorfismi, però la notazione di quel teorema è fatta in maniera tale che le cose si devono, cioè ci devo mettere il quello che si chiama duv in dx dy. È come se io dovessi moltiplicare per du dv di quello che si chiama cambiamento di coordinate della u e della v rispetto alla x e alla y. Ovviamente però, siccome per farlo diventare du dv, ma siccome io in partenza ho dx dy, al contrario devo fare questo, per devo fare determinante di duv in dx y dx dy, e poi c'è anche il valore assoluto del mio. Adesso lo spiego meglio che cosa significa questa notazione dx y in du. Ok, allora cosa significa? Significa che io devo, prima di tutto, chi è questo elemento che devo mettere qua? Prima di tutto devo invertire queste relazioni, cioè devo ricavare la x, cioè la x e la y da qua. Allora, per ricavare la x io devo fare x sulla, devo fare u, scusate, sulla radice cubica di v. Questa è la x. U sulla radice cubica. Per ricavare la y invece basta fare v alla 2 terzi. Fa y. Non ci sono problemi di segno perché u, v, x e y sono tutte così. Allora, fatemi cancellare qua. Cerchiamo di non sfruttare più della lavagna. Allora, chi è adesso il dxy in duv? Questo è quello che si chiama jacobiano di delle funzioni xy rispetto alla u e alla v. Cioè, la x e la y sono funzioni di due variabili. Quindi io le posso derivare sia rispetto alla u sia rispetto alla v. Sono due e in totale mi fanno quattro derivate, due per la x e due per la y. In generale saranno n quattro derivate quando
passiamo da Rn nel Rn, perché le funzioni saranno n, le nuove variabili, o le vecchie variabili a seconda. E queste vanno derivate rispetto, in questo caso appunto dobbiamo derivare le vecchie variabili rispetto alle nuove variabili. Allora, quindi chi è questo? È una matrice. Quindi dx in du, per esempio, fa, quando deriviamo questo rispetto a u, fa 1 sulla radice cubica di v. Dx in dv fa meno 1/3 u su v alla 4/3, perché stavolta ho preso la x e la derivo rispetto a v. Poi la y è v alla 2/3, derivata rispetto a u fa 0, derivata rispetto a v fa 2/3 per 1 sulla radice cubica di v. Perché era v alla y era v alla 1/3. E quindi qua è 1/3 per v alla meno 2/3, quindi radice cubica di v quadro. Ora, questa matrice, che è lo jacobiano di, bisogna farne il determinante. Fare il determinante significa, in questo caso la matrice è triangolare, quindi devo fare 1/3 radice cubica di v, per radice cubica di v quadro fa radice cubica di v cubo, che fa v, 1 su 3v. Quindi il determinante di dxy in dv, questo fa 1 su 3v, che è esattamente la cosa che dobbiamo andare a mettere qua, 1 su 3v. Ok? Se dovesse venire negativo, bisogna prendere paura su. Allora, detto questo, andiamo a fare il conto e vediamo poi se abbiamo fatto bene. Ah, una notazione, perché dagli errori si impara sempre di più che quando si fanno le cose bene alla prima volta. Avete visto che qua a un certo punto mi sono corretto e ho corretto qui e ho scritto, perché ho sbagliato, ho fatto V alla 2/3 invece. Perché me ne sono accorto? Me ne sono accorto per un vecchio vizio che hanno tutti i libri, che è quello di fare esercizi che alla fine tornano un po' puliti. Nel momento in cui qua veniva radice di v, radice cubica di v sotto, quando andavo a fare questo mi rimaneva la radice cubica, ho detto, ma non è che ho sbagliato qualcosa, sono tornato indietro e ho trovato. Oh, purtroppo questa è l'unica cosa che con me non potete fare, perché gli esercizi sono fatti in maniera abbastanza randomica, ci sono delle parti diciamo non su cui non, sicuramente non è che viene preciso pulito. Ok, allora adesso andiamo a fare il conto, quindi cosa cancello solo questo. Quindi io che devo fare l'integrale tra 1 e 2 in du dell'integrale tra 1/4 e u in dv di logaritmo di u meno logaritmo di v su 3v. Ok? Sì, ho fatto bene i conti, attendiamoci, perché errori si possono sempre fare. Allora, il primo integrale è un integrale immediato, perché questo che cos'è? L'integrale tra 1 e 2
Allora, siccome sto integrando in dv, il primo integrale è logaritmo di u, che è una costante che passa fuori, per un terzo per logaritmo di v, valutato tra u e u quarti. Sì. Poi c'è meno un terzo. Allora, se io prendo logaritmo quadro di v, logaritmo quadro di v, la derivata fa 2 logaritmo di v su v. Quindi questo è logaritmo quadro di v mezzi, sempre valutato tra u quarti ed u. E tutto poi lo devo valutare e poi lo devo integrare in du. Ora, quando faccio questa differenza, logaritmo di u meno logaritmo di u quarti, la differenza è logaritmo e logaritmo del rapporto, ma il rapporto fa 4, quindi questo è logaritmo 4. Quindi qua mi viene uguale l'integrale tra 1 e 2 di logaritmo di u, fratto 3 per logaritmo 4. Sì, fratto 3 per logaritmo 4. Poi, anche qui, logaritmo, questo è logaritmo quadro, quindi è meno un sesto, perché era un mezzo per un terzo. Allora, meno un sesto, devo fare logaritmo quadro di u meno logaritmo quadro di u quadro. Ora lo faccio qua, logaritmo quadro di u meno logaritmo quadro di u quarti è uguale ad a meno b per a più b, logaritmo di u meno logaritmo di u quarti, che moltiplica logaritmo di u più logaritmo di u quarti. Allora questo è logaritmo u più logaritmo u meno logaritmo 4, e questo è logaritmo 4, quindi è, questa era in b, quindi uguale integrale tra 1 e 2 del logaritmo 4 terzo logaritmo u meno un sesto, abbiamo detto logaritmo 4 che moltiplica 2 logaritmo u meno logaritmo 4 in d uguale. Adesso andiamo a vedere logaritmo 4 per un terzo logaritmo u meno un terzo logaritmo u se ne va, quindi questo pezzo e questo pezzo se ne va. Quindi se abbiamo fatto bene i conti, qua mi dovrebbe venire meno un sesto logaritmo quadro di 4 logaritmo 4 è 2 logaritmo 2, quindi questo è 4 sesti logaritmo 4 di 2 e basta, perché l'insieme di integrazione è a misura 1 e quindi viene tutto tranne il segno. Quindi qua lo porta con il valore positivo. Allora il segno di questo non l'ho sbagliato, perché questo qua era positivo. Meno sesto e meno. Ah sì, meno per meno fa più. No, vabbè. Quindi è solo l'ultimo passaggio.
effettivamente. E vabbè, questo è l'esercizio. Ma ne facciamo un altro e basta. Oh, quindi la cosa importante, questo stampatelo nel cervello. Quando devo cercare di fare un integrale, se devo fare un cambiamento di variabile, la cosa importante è aggiustare l'insieme. Il resto è tutto secondario. Più del 90% dei casi, quando ho aggiustato l'insieme, tutto viene da tutto. Le funzioni si approssimano, si maggiorano, si fanno, eccetera. Anche se l'esercizio non è predisposto come abbiamo fatto, come c'era in questo caso, come abbiamo fatto, come ho trovato in questo caso. E vabbè.